Buongiorno team! Che fate? Come sopportate questo caldo atroce? Io mi sono fatto una tisana fredda, però ovviamente non sono qui per condividere con voi la mia tisana mele sambuco. No, sono qui perché cosa mi ha lasciato quel figlio del demonio di mio marito. Mi ha lasciato dei bigliettini e sapete che cosa voglio dire, no? Vuol dire che mi ha organizzato una caccia al tesoro. E c'è scritto per tenerti allenata. Grazie. Ho solo la pressione proprio ai minimi storici, però va bene, alleniamoci. Caccia al tesoro. Pronti per il primo indizio? Oh, nuvole, pioggia, è un miraggio. Quando pioverà di nuovo? Oh, comunque. Le nuvole, la nuvola con la pioggia e fiorellini e erbetta. No, allora, partiamo dal presupposto che se devo uscire di casa, proprio, guarda, rinuncio subito alla caccia al tesoro, non voglio trovare niente. Però facciamo finta che Matteo sia una persona responsabile, che mi voglia tanto bene, quindi mi fa restare dentro casa. Allora, pioggia e pioggia a questo punto, sì, pioggia e prato, prato con i fiori, pioggia e prato con i fiori. Allora, quando piove e devo andare nel prato, metto delle scarpe apposta, che sono gli stivali di gomma. Quindi forse c'è un indizio dentro gli stivali di gomma. Forse, speriamo, speriamo. E li tengo qua, così, tanto, giusto perché. Cosa vuoi? Oddio, io le odio queste vespe con i due sederi. Vattene. Dicevo, le tengo qua giusto perché per aggiungere ordine all'ordine. Allora, i miei piedozzi da Hobbit. Ah, qua, vedete? Intravedete? Eccolo. Adesso se quella vespa uscisse, sarebbe cosa gradita. Allora, qui abbiamo. Oh. Che cos'è? Questi numeri, matematica, bene ma non benissimo, è un'equazione? Secondo me li ha messi a caso, non le sa neanche lui. Comunque c'è 2 diviso 1. Parentesi graffa 5 alla terza, che non so manco quanto fa, per 9 alla seconda, chiusa, per me li ha messi proprio a caso, non credo che esista, con i pianeti, sì, i pianeti, gli anelli di Saturno. Allora, tutta questa cosa matematica scientifica con i pianeti mi fa pensare soltanto ad una cosa, ossia a uno dei miei telefilm preferiti, che è Bazinga, no, Big Bang Theory, The Big Bang Theory! Sì, quanto mi piace quel telefilm! E qua, questo intanto ciao, questo è proprio è intoccabile, quindi perché di Vespa vai via? È di Matteo, cioè l'abbiamo costruito insieme, no? Dei Lego, su tutto il salotto di The Big Bang Theory con Sheldon, Bernadette, Penny, Howard, Raji e. Ah, eccolo. Ecco qua. Bravo Matteo, bravo. Ma già vedere questa cosa mi è l'ansia. È un elettrocardiogramma. Io sono un po' ipocondriaca. Non ve l'ho mai detto. Forse avrei dovuto dirlo nel Draw My Life. Sono terribilmente ipocondriaca. Perché se lo chiedesse cosa vuol dire, ho paura di tutte le malattie, proprio di tutte, nessuna esclusa. Va bene, comunque, a parte questo, un elettrocardiogramma e una tazza. Un elettrocardiogramma e una tazza. Tra l'altro, io non lo so leggere l'elettrocardiogramma. Non mi sembra che vada benissimo questo, eh? C'è un po' di aritmia, secondo me. E una tazza. Allora, questo per me è molto semplice, perché una cosa che mi dà la tachicardia, quindi il cuore mi batte fortissimo, è il caffè. Infatti non lo bevo, perché l'ultima volta che l'ho bevuto sono andata in ospedale. Che simpatica ragazza. Quindi, secondo me, dove teniamo il caffè? O dove c'è la macchinetta?
mi si usa questo strano oggetto. Intanto c'è la vespa che continua. No, questa è una mosca. Allora, qua non c'è niente. Ah, potrebbe essere qua dove ci sono le capsule. Così siamo, si vede che non lo uso, eh. Infatti qua vedo un bigliettozzo. Va di retro caffè. Oh, mi fa stare malissimo. Allora, il nostro indizio. Vai via, oh! Finché si scherza, ma io ho paura di te, vespa con due sederi. Dicevo, se volete pagarmi le bollette. E che cos'è? Zefiro, il dio del vento. Sì, questo è il vento, credo. È un viso, no? Questo che soffia. E cosa c'è, Eudora? Adesso ti apro. Ed est. Vento dall'est. E poi non la so più. Comunque, Mary Poppins. Mary Poppins alla porta. Chi c'è alla porta? Ciao, Eudora! Allora. Però devo tenerla aperta la porta perché... mi sono volati i bigliettini, adesso li prende tutti lei. Perché io avevo comprato un ombrello bellissimo di Mary Poppins. Che è questo. Aveva anche, non so se c'è più. Vabbè, comunque la testa da un pappagallo mi si è rotto. Anzi, la devo dire tutta, l'ha rotto Matteo. Ecco, l'ho detta tutta. Però vedete, è bellissimo perché qua c'è anche tutta la scritta. Comunque, oh, mi ha nascosto il Fuzzi, anzi il Fasi. Mente diabolica. Ah, è qua, scusate, no, ve la voglio far vedere perché io andavo particolarmente fiera di questo ombrello. Cioè, mi sentivo tanto tanto Mary Poppins. Me lo deve ricomprare, assolutamente. Comunque. Tac. Il nostro LOL Surprise Fuzzy Pet. Ti piace, Eudo? Ti piace, amore? Ci vuoi giocare, amore, con questo? Amore della mamma. Amore della mamma, lei. Ok, torniamo seri, per favore. Allora, i nuovissimi Fuzzy Pet Wave 2. Andiamolo ad aprire. Subito, subito, subito. Pronti? Si comincia a spacchettare il nostro Fuzzy Pet. Ho imparato a dirlo, sono molto fiera di me stessa. Oh, oddio, caldissimo però, veramente. Afa. Allora, in questa serie, in questa wave ce ne sono davvero di belli. Primo tra tutti quello di Cosmic Queen. Devo dire che è veramente bello. Ma c'è anche quello di Diva. Noi chissà chi troveremo. Allora, indizio. Che carino questo indizio. New, il cappottino. Bello. New coat. Dunque, coat. Sara, fatelo un cavolo di corso di inglese. Fatelo. Coat cos'è? Tipo lana. No, nuova lana. Una cosa del genere, penso. Sì, penso proprio di sì. Io mi sono già munita di tovaglietta perché... così l'esperienza mi dice che farò un macello dopo con l'acqua. Via, secondo strato. Intanto vediamo che il flaconcino è rosa. Ok, va bene. Stai calmo, ok? Ok, calmo. Non c'è la cerniera. Olè. Che bello quando si apre qualcosa di nuovo. Tiriamo fuori tutto. La sabbietta. Ma prima di tutto checklist. Perché io, a parte qualcuno, non ho proprio idea di quali siano i nuovi pets. Allora, questo stupendo, meraviglioso, fantastico. Vedete tutto il riflesso dietro voi però. Allora, Cosmic Rider è raro, quindi non l'abbiamo trovato. Poi c'è Boss Posh, che carino. Poi c'è Young Hope, anche no. Diva Stripes, bellina. Poi.
Abbiamo Twinkle, ah, che mi sembra di... mi sembra così a vedere che sia di Sweet Princess. Leading Chimp, di Leading Baby. Poi abbiamo, ah, l'ultra raro, che sarà in compagnia di qualcun altro, ah, probabilmente di questo, che è, come si chiama? Ah, Prankly Par, Skater Kit. Oh, bellina, Lamb Dance, la pecora, no, no, la voglio, voglio la pecora. Poi c'è Nejorette, Soul Bun. Oh, c'è, ma c'è un'abilità nuova? Non sto a capire più niente. Poi Boogie Kitty, questa è bellina anche, SPU. Questi, no, tutti e tre insieme? Ma che davvero? Subject O, Subject M e Subject G. Bellini! Wizard Hall, bellissimo! Cowardly Kitty e poi Hop Heart e Scratches. Che carini! Sì, questa abilità forse è... no, non è spruzzare dalle orecchie. Non lo so che cos'è. Beh, bello, bello. Allora, va bene, dai. Ah, via il dente, via il dolore. C'è il gancio da qualche parte. Ma, mamma mia, li hanno fatti grandi questi sacchetti. Ah, ecco, dicevo. Gancetto, via, dai, su, 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 su. Non abbiamo tempo per queste baggianate. Apriamo la paletta, così capiamo subito. Allora, abbiamo trovato un cane, giusto? Sì, abbiamo trovato un cagnolino. Chi sarà? Non lo so. Comunque, cagnolino. Il biberon. Bianco con queste due righe rosa. Voi forse non vedete benissimo, mi scuso, però in casa purtroppo l'effetto è questo. Qua, vestito? Oddio, è fase anche il vestito! Ma allora mi sa che è quello di Sweet Princess. Bellino, tutto pelosetto, che carino. Andiamo ad aprire il nostro pet. Eccolo qua! Che tenerezza! Adesso dobbiamo fargli un bel bagnetto. Ho già preparato l'acqua, quindi facciamo così, facciamo così. Metto il nostro pet qui dentro. E fatti un bel bagnetto. Vedete, già mi sta cadendo tutta l'acqua. E che non lo sapevo io? E che non mi conosco? Ah sì, perché ho fatto... Oddio, Sara, ma proprio... cioè, vai a fare la commessa alla coppa, Sara, dai, su. Magari se avessi chiuso qua i buchi, magari avrei un minimo... Oh, un pochino meglio. Allora, dobbiamo togliergli tutto il peletto questo. Chissà quanto ci vorrà, speriamo non molto. Stai a bagno, fatti un bel bagnetto. Vediamo anche se fai qualcosa. Sputacchia! Sputacchia, e il pelo sta iniziando piano piano a venire via. Ai, bellino. Eccolo tutto spelato. Adesso gli diamo una bella asciugatina. Oh, il nostro cucciolotto. Ehi, fatti vedere, mettiti a fuoco. Eccolo. Quanto è bellino il nostro cucciolotto. Allora, mi devo ricordare il nome. Allora, tu sei... ah, Twinkle. Twinkle. Carinissimo. Dobbiamo aprire ancora la sabbiettina e vedere che cosa c'è dentro. Se non sono le scarpine, boh, chissà. Andiamola ad aprire.
carina! C'è la borsettina con scritto out! Bellina! C'è qualcos'altro? No, direi di no. Direi che non c'è nient'altro. E allora adesso vestiamolo! Il nostro cucciolotto è bello vestito, tutto lavato, quant'è carino! È veramente un amore e mi sono appena resa conto che ho praticamente completato una famiglia! E vai, e vai, e vai! Sì, perché Sweet Princess ce l'ho, la Lil ce l'ho, ho anche questo, top, perfetto, fantastico! Io spero tanto che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate tanti bei pollicioni in su che mi aiutano a rinfrescarmi. Io vi aspetto alla prossima puntata. Ricordatevi di iscrivervi e di azionare la campanella sulla home per non perdere mai nessun video. Un bacione a tutti! Ciao anche dalla nostra Twinkle! Ciao!